non in gameplay, ma nuovamente per parlare di questa stagione 3 che deve ancora arrivare. È stata già rinviata due volte a causa, così sembrerebbe, dei casini che sono successi negli Stati Uniti. E quindi per due volte si è dovuto assistere al rinvio dell'evento del dispositivo e di conseguenza della Season 3. Stagione 3 che dovrebbe prendere il via in teoria, salvo ulteriori prolungamenti, il 17 giugno, quindi tra 10 giorni. Ovviamente però prima c'è il Doomsday, il dispositivo, questo evento che andiamo a scoprire come potrebbe evolversi. Volevo dire svolgersi. Per chi mi segue su Fortnite sa che avevo fatto un altro video e chi l'ha visto, se non è andato a vedere, avevo detto questa teoria dell'inondazione della mappa completamente. Beh, questa teoria sembra essere fondata, sembra che la mappa verrà veramente sommersa completamente, anche se molti giocatori, da quello che ho letto nei post nelle varie community, non volevano questa cosa, non volevano che successe questa cosa. Anche a me personalmente mi sembra una cosa abbastanza bizzarra, però andremo a scoprire come poi verrà e se veramente verrà sommersa completamente la mappa e si scombusserà anche il modo di giocare a cui siamo abituati. Sta di fatto che molti giocatori, come ho detto, non volevano questa tipologia per la Season 3, ma volevano un ritorno della season del capitolo 1, quindi in teoria del capitolo precedente. Sta di fatto che la teoria trarrebbe che ci sia un ritorno da parte di un personaggio di Fortnite, quindi di una skin del visitatore. Adesso vi faccio vedere chi è il visitatore. Bene, questa era la skin del visitatore. Adesso andiamo a analizzare un'altra cosa. Alcuni giocatori giocando a Fortnite, però torniamo un attimo nel tempo, stagione 9, avevano trovato dei disegni in un bunker in cui venivano raffigurati delle palme. Palme che attualmente rappresentano una mappa di gioco, e poi un'altra cosa, la rottura di una diga, vista da un giocatore. Quindi, se verrà questa teoria, la mappa verrà completamente inondata. Questo lo scopriremo soltanto tra 10 giorni, teoricamente, se avviene appunto l'evento e la Season 3 prenderà veramente via. Dopodiché scopriremo se tutte queste teorie che sto dicendo sono vere oppure sono un fake. Ma aggiungo che questo utente di Reddit, penso che sia il suo nome, ha analizzato questa teoria, che sarebbero delle registrazioni del visitatore della stagione 10, in cui appunto parlava di un dispositivo, quindi intendiamoci, i Rift Beacons potrebbero tornare. Cosa sono i Rift Beacons? Sono dei faro di spaccatura in italiano, quindi sarà quel dispositivo che permetterà appunto la rottura della diga a Hydro 16, quindi e in teoria sarà il appunto questo visitatore a allagare la mappa. Si diceva che era Midas in teoria che doveva allagare la mappa, quindi questa teoria sembra essere, scusa, ma sembra, è la teoria non la pratica, quindi scopriremo soltanto fra 10 giorni cosa accadrà. Quindi, cari ragazzi e ragazzi, questo è quello che io ho trovato, quello che ho visto sui siti di Epic Games e non solo. Queste paiono le teorie possibili, quindi se abbiamo una certezza, è già due volte che dico la mappa verrà completamente inondata. In teoria dovrebbe essere questo ciò che accadrà alla Season 3 di Fortnite. Tra 10 giorni scopriremo che cosa sarà accaduto e poi farò un video a riguardo. Quindi bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale se vi fa piacere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!